di una loro capacità di contrapporsi a chi l'identità vuole imporgliela. La società. Prego. Beh, direi che è una tendenza in atto nel nostro tempo, infatti io preferisco chiamarla ideologia. L'ideologia non è una teoria necessariamente fatta e finita, è in qualche modo un sentire proprio dell'epoca con cui si giustificano i rapporti dominanti. L'ideologia gender è essenzialmente quell'ideologia che oggi mira a decostruire l'idea stessa di un'identità sessuale degli individui, cioè il fatto che vi siano secondo natura uomini e donne e che poi da questa naturale differenza sessuale possano scaturire i gusti sessuali più diversi, legittimi tra persone consenzienti, ovviamente. L'idea, come dire, ci sono, direi, due momenti fondamentali del costituirsi di questa ideologia gender nel Novecento, a voler essere radicali. Il primo è con Simone de Beauvoir, la compagna di Sartre, che scrive nel 49 Le deuxième sexe, il secondo sesso, dove la de Beauvoir dice non si è donna, non si nasce donna, lo si diventa. Qui siamo nell'ordine di una considerazione ancora chiaramente logica, direi, cioè il fatto che si nasce con la differenza sessuale, in forza della quale una donna non è un uomo. Ma poi l'essere donna implica l'acquisizione di tutta una serie di superstrutture storicamente, culturalmente condizionate che fanno sì che nella civiltà occidentale essenzialmente la donna risponda ad altre funzioni rispetto all'uomo. Ma la de Beauvoir mai si metteva nell'ordine di contestare il fatto che per natura vi fossero uomini maschi e femmine, ecco, a livello sessuale. Il genere invece poi era qualcosa di storicamente condizionato. Il passo ulteriore si ha con Judith Butler, la quale dice che non soltanto il genere è qualcosa di storicamente variabile, e in effetti è vero, ci sono società in cui certi ruoli che per noi sono prerogative dell'uomo e altri che sono prerogative della donna sono esattamente rovesciati. Quindi c'è chiaramente una storicità, ecco, del ruolo della donna e dell'uomo. Ma il passo che fa la Butler è ulteriore. Dice che il sesso stesso è una determinazione storica, convenzionale. E la teoria gender si muove esattamente in quest'ordine di cose. La giusta critica, diciamo, della naturalizzazione di quelli che spesso sono portati sociali, la sottomissione della donna, ad esempio, un portato sociale che nulla ha a che vedere con la natura, chiaramente, che può essere decostruito concettualmente. Ecco, da questo presupposto parte per negare invece la differenza stessa ontologica fra uomo e donna, per dire che essa stessa è un'invenzione sociale e storica. In questo modo si destruttura l'identità sessuale. Con il paradosso oggi lampante per cui chiunque ancora affermi la differenza sessuale, il dimorfismo sessuale, finisce per essere condannato come omofobo. Ma in verità 2000 anni di cultura occidentale diventano in questa chiave di lettura omofobi, perché il modello stesso eterosessuale, dal punto di vista della teoria della dottrina gender, finisce per essere in quanto tale omofobo, un'aggressione verso i diritti omosessuali. Questo è il paradosso. Cioè pensare che il solo modo di declinare l'uguaglianza sia l'indifferenziazione, rimettendo all'individuo, inteso come portatore di volontà di potenza infinita, la libera autodeterminazione di tutto, compreso del proprio sesso. Quindi si va in un ordine di cose denaturalizzato in maniera totale.
si butta via il bambino con l'acqua sporca, potremmo dire. La giusta critica dei presupposti convenzionalistici, storicamente acquisiti, viene poi sviluppata nel senso di una liquidazione di ogni ordine naturale delle cose. Aristotele, nel Trattato sulle parti degli animali, definisce maschio colui che per riprodursi, diciamo, opera esternamente, ecco. E donna la figura invece che per riprodursi opera internamente, diciamo, è ricettiva, ecco. Quindi ha l'idea di una naturalezza del rapporto, della differenza tra uomo e donna. Ecco, oggi l'ideologia gender tende a rimuovere questa differenza. Rimuove la differenza tra uomo e donna e demonizza come omofobo intollerante chiunque non introietti questa nuova visione coerente con l'ordine mondiale. Prego. Ma dunque, è evidente che ogni ideologia mira a negare il proprio carattere ideologico e si presenta come naturale. Ce l'ha insegnato molto bene Carlo Marx. Per gli alfieri dell'economia di mercato, l'economia di mercato non è un'ideologia, è la naturale evoluzione dell'uomo, appunto. Quindi anche lì il punto è esattamente questo, cioè il fatto che è tipico di ogni ideologia il proprio tentare di occultare la propria radice storica e sociale, quindi il carattere ideologico. Quindi è evidente che ogni ideologia dice di sé di non essere ideologia, dice di essere naturale, no? E questo è il punto. Però appunto il compito del critico delle ideologie, ci insegna ancora Marx, è proprio quello di mostrare come dietro l'apparente naturalezza dei rapporti e dell'evoluzione dell'uomo, come si diceva poc'anzi, vi siano invece presupposti classisti specifici, storicamente determinati. Questo è il compito del critico delle ideologie. È evidente che dal punto di vista dell'ideologia non c'è mai l'ideologia, l'ideologia è sempre quella degli altri, no? Un po' come paradossalmente. L'ideologia è simile all'alitosi, no? Ciascuno pensa che ce l'abbiano solo gli altri sempre, no? Di non essere mai in una prospettiva ideologica. E quindi da questo punto di vista è chiaro che i sostenitori di questa teoria negheranno sempre il fatto che essa sia un'ideologia, diranno che è un rapporto naturale, diranno anzi che è ideologia il fatto che fino a ieri si considerasse naturale la famiglia con padre, madre e figli, diranno che è ideologia il fatto che si sia data la prevalenza al modello eterosessuale, e invece ora siamo entrati finalmente, diranno, nell'ordine naturale delle cose, in cui non ci sono più padri e madri, ma c'è il genitore 1 e il genitore 2, in cui i figli possono essere prodotti anche esternamente rispetto alla coppia tradizionalmente eterosessuale, vedi, uteri in affitto, vedi, laboratori di assemblaggio dell'umanità futura, e quindi è evidente che ci troviamo in quest'ordine del discorso, direi. Per cui la critica delle ideologie di Marx è, a mio giudizio, il punto di partenza fondamentale per una visione non distorta dei rapporti di forza oggi. Ecco l'importanza, a mio giudizio, irrinunciabile del discorso di Marx. Quindi è importante questo aspetto. Paradossalmente faccio notare che secondo queste nuove teorie si moltiplicano infinitamente le categorie, no? Transgender, e c'è una nuova categoria interessante che forse può colpire l'attenzione, che è quella del cisgender. Chi è il cisgender? Il cisgender, recita la definizione dei teorici di questa teoria, è colui che
si trova a proprio agio con il sesso d'origine, ossia l'eterosessuale, no? Che diventa una categoria tra le tante. Una categoria tra le tante. La vecchia normalità borghese, ma vorrei dire anche la normalità di 2000 secoli di storia occidentale, è riconfigurata come categoria accanto a molte altre che stanno sullo stesso piano. Quindi vedete che ci troviamo nel quadro di una ideologia molto ben precisa. Perché? Perché l'obiettivo è quello di distruggere l'identità, di creare l'individuo unisex, consumatore, l'individuo che non ha più nemmeno nella propria natura umana, nel proprio corpo, nella propria identità, la capacità di opporsi rispetto alle logiche del potere. Chiaramente la neolingua poi demonizzerà come psicoreato qualunque forma di pensiero non allineato, chiunque si ostini a dire che 2 più 2 dà 4, o che per natura esistono uomini e donne, che per natura i figli hanno un padre e una madre.